Che usano Nino? Cino! Nino come piazza, passa roba buona, con le buste in tasca gira da quando va a scuola. Già da ragazzino era più bello degli altri, nonostavano le stecche lui la c'era i pacchi. Quello che voleva erano soldi e contratti, non importava come, ma soltanto quanti. Tutti quelli che vedeva le mani dei tanti, che ogni giorno alla panchina gli andavano avanti. Quando manca il pane, non importa il resto, ma una della fame, più forte dell'arresto. Era veloce e svelto, compacci dava dentro, un solo appuntamento al giorno e ne levava 100. Confiuto per i cani, come un cane. Fuori 30 secondi prima che arriva la speciale, 2 lati di distanza per arrivare alle scale, entrare a casa normale, dare un bacio alla madre. Tutti i ragazzi di periferia, tutte le borgate lontane dal centro, tutti quelli dei palazzoni, tutti quelli che capiscono queste storie. Non c'è niente di bello, c'è solo da imparare. Stati fatto che Nino, perché in piazza sta attivo, anche oltre essere spietta, è pure una figa, non torna come le veline, quelle dei programmi, cresciuta pure lei con le bilance e i grammi. Il passo è corto fino a quando stanno insieme, è lui che è sempre solo e l'unica cosa in cui crede, per cui gli spiega i costi, i movimenti, chi sono i potenti, come scamare le pattuglie borghese e gli agenti. Guarda l'antenna alta, controlla il porta targa, se non c'è scritto nada, tu tieniti alla larga. Non toccare mai la roba che vedi, non esiste distinzione tra gli amici e i clienti. Ciò che fai è un lavoro, non ci sono sentimenti, sono 7 piedi sotto terra per i pentimenti. Fai palo nei boschi, porta i soldi agli imbossi, quando lui esce in piazza e assaggia le dosi. Non importa se vivi, non importa se muori, quando arriva la roba, conta quanto sei fuori. Quella mattina Nino aveva la consegna, dopo mesi di ritardo sopra quella mattonella, quindi passò di corsa agli boschi per raccogliere i soldi, porta a casa le borse per poi chiudere i conti. Quando si mette a tavola il mondo gli crolla addosso, non c'è neanche un quarto di quello che ha nascosto. Lo sguardo va alla foto, pensiero picchia duro, non può essere lei, ma sta parlando puro. Cerca di pensare che è solo un errore, mancano solo 2 ore prima dell'esecuzione. Basta una chiamata a lei per la spiegazione. 3995 9579. A tutti i ragazzi che ancora stanno agli angoli delle strade, perché questo è quello che passa, sono stato in merda. Ma è più facile vendere il fumo che andare a lavorare, perché rischi di meno a lavorare sopra e a morire senza neanche essere ricordato. Ok, allora vi ho presentato.